dati al nostro pro player. Vado a vedere qua dietro. Qui c'è sta un Se cazzo. non si apre, sei nato, basta che entri dentro e fai sblocca tutte le serrature. No, no, non c'è sta niente, buono. Oh, che Oh, cazzo? Ma non l'ho che si toccata, fa? sì. Che fa? Ma Che sono stai collato. dicendo? Madonna mia, ma che Oh, cazzo? anzi, non l'ho toccata, sì. Ho Capo fatto del vedere un macio e l'ho ciuro, presa. capo del ciuro, stavo fermo! Ma non ci riesco Sì, più. sì, dategli addosso! Non riesco più. Fateli sanguinare! Perfetto, devo un attimo rubare tutto. Perfetto, dato star la piastic. No, devo. Cioè, questo è Tan Nguyen e quello è Duck Nguyen. Differenza c'è tra Nguyen e Nguyen? Cioè, Nguyen è Jabbaoi. Nguyen sarebbe tipo dopo che te lo succhiano, che è Nguyen. Invece Nguyen è prima che te lo succhia, perché io metti te. Sto ipotizzando, questa è tutta roba. Mettermi quest'altra che pesa un pochino di più, ma mi piace così. Perché non posso mettermela? Solo donne. Madonna che pro. Chiama il cazzo, cresce e vale niente. Porco Dio. Che posso credere, cazzo, porto mentre lo dicevo. Clevero. Fottuto campione. E per carità. Però tipo, perché esattamente c'ho il binocolo? Sai che tocca camminare piano. Strano che non sono caduto nella mia morte. Evil Ring's power has been restored, però mo doveva subito. Oh porca! A parte se non trovo un cuore mi metto a piangere. Oh my god! Mi hai fatto cagare sotto. Non ero preparato all'urlo. Esatto, sono più un cazzo di big. We, capito? We got them all. Noi li abbiamo sconfitti. Va bene, amico mio, va bene. Amico mio, va bene. Vieni qua, ti voglio bene. No, no, non corri all'altra parte, vieni qua che ti voglio più bene di qua. Beh, molto carina. Ma perché corri così forte? Sempre il top, vedere un gioco del genere funziona sempre. Io capisco. E che siamo già a posto. Ora te lo dico. Si è aggiunta un'altra, grazie, gentilissimo. E poi io sti cazzo insetti non li capisco, con Crash li shotto, con questo muoio. No, no, no. Vabbè, ma ha funzionato però. Sono perso un pezzo, di cosa sono accusato? Di quando hai giocato a LOL solamente perché una donna te l'ha chiesto.
questa boss, cioè, ti giuro, la boss fight finale di Dark Souls 1 in confronto a questa mi fa cagare. Perché Gwyn è un coglione. Fa solo tre mosse di merda. E non lo so, c'ha la fiamma sulla spalla. Bel coglione. Questo porco 2 è un cazzo. Parole dure, amici miei. Parole dure. Parole dure, ma vere. E buonasera. Buonasera, ragazzi. È la magnata merda? Io sì. Ho tutto l'intestino tenue pieno di cacca. Che non c'entrava un cazzo, però. E buonasera. Puoi entrare anche tu volendo, il cancherello, non so dove sei, però. Se mi vuoi fare compagnia, che questa settimana il buon Edap, come posso dire? Come la scena finale di Bloodborne, che vedi la Moon Presence, ma con la sorca. Vediamo se posso fartelo vedere. Eccolo, sì, infatti. I did the free fucking race. Non lo conosco, finale, ma ho fatto ridere solo l'idea. Calcola, sta così, sta. Lui, tu lo vedi, che invece di averci la Moon Presence qui, c'ha la sorca. Con la luna e tutto, in un prato fiorito e tutto quanto. Però lui sta così in questo momento. Pervaso, proprio, che sta lì fa, wow. No, che la sorca c'è a casa libera e il buon Edap ha deciso la sorca invece dell'amicizia. Me ne ricorderò? Per sempre, amico mio. Per sempre. Un veloce cambio residenza, sì. Sì, 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 sì. Distrutto proprio. Indovina tra l'altro chi è che si è settato OBS con varie cose per fare le cosine e non funzionano. Sono triste. Mi sono settato OBS per fare pure le cose verticali già da dentro OBS. Faccio partire la live. Questi coglioni, no, del plugin, non è che dicono avvertiamolo prima, così lui attiva questa cosa e cambia le sue impostazioni. No, appena ho cliccato live, il programma ha detto pum, però con questi settaggi non funziona. Did you freaking fucking race? Sono andato a vedere i settaggi, non ho capito qual è il settaggio perché l'ho letto al volo ed è sfuggita. E i santi fanno veramente schifo al cazzo. Ho provato mentre stava già partendo a cambiare, ma non ho capito qual è il settaggio che devo cambiare. Sarà sicuramente il formato delle registrazioni, sicuro. Solo che non so neanche di come faccio a cambiarlo. Ah, perché FFmpeg, devo cambiare quello. Fuck. Vabbè, comunque sia, la cosa è questa. Io direi, infatti, di fotterceni con gli onots e di far partire Resident Evil 4 per fare, ragazzi, ciò che non pensavo, ma è letteralmente il livello finale. Cioè io ho chiuso e mancava il livello finale. Cioè, capisci quello che dico? Livello finale. Mannaggia i santelli. Aspetta un attimo. Devo cambiare una cosa. Ok. Cioè, all'ultimo capitolo, quello che con mezz'ora avevo finito il gioco ieri, l'ho chiuso perché ho detto te pare, però
La cosa è questa, adesso dopo faremo il 5, inizieremo. E la cosa bella è questa. Il 5 l'ho moddato, quindi ho fissato, ho scaricato una patch che fissa molti bug e soprattutto ho cambiato l'FOV, perché considera che cioè la telecamera qua, letteralmente qua nell'originale 5. E quindi ho detto fammi cambiare questa cosa, perché io con questo FOV, con il cazzo, con il bel cazzo che gioco, ho proprio fatto la prepotenza. Perché non... perché non lo accetto. Allora, quindi la cosa è che abbiamo Ashery che sta venendo con noi, perché l'abbiamo salvata, ci siamo operati tutti e due, non abbiamo più il vermino dentro. Il problema è che però il vermino dentro ce l'ha forse Leon, perché ha una certa svieni per colpa del verme. Non è una che si arrende facilmente. Ada spara a sta cosa, fa cadere una statua e si mette a menare con si mette a combattere, però il tizio Saddler fa uscire uno sborrino dalla mano. E quindi adesso la mia domanda è: lo sborrino ha ucciso Ada? Perché neanche ti contatta più. E comunque Leon sta come Edap, cioè che la sorca l'ha distrutto. Quindi comunque sia, un po' una situazione così, tema ricorrente. Eh sì, perché Ada ogni volta che apre bocca lui fa ma sì, vuole menaglie, ma poi alla fine è innamoratino, anche se sono passati 6 anni. Anche se è probabile che non sia innamoratino. Basta questi insetti di merda, grazie. Visitas. Vabbè, cioè, qua è palese che ci sia un punto di salvataggio comunque, perché c'è palese l'ascensore del poligono di tiro. Zan 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 zan. Zan 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 pam pam. Zan 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 zan. Zan 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 zan. Eva. Ma stealth un cazzo. In realtà ho appena droppato una cura e stavo per dire bah vabbè, ma forse non mi serve. Questa ci mettiamo quella rossa. Questa la creiamo con quella verde. Devo vendermi sto pesie comunque, perché mi scordo sempre da avercelo. Ah ma la uso però, cioè che cazzo sto facendo? Mi vendo il pesie. Qualcosa catturerà la tua attenzione. Benvenuto. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Puoi vendermi qualsiasi cosa, più o meno. Ah, l'alessandrite ce la posso infilare. È stato un ottimo affare. Perché vedi, ogni volta io mi scordo, perché sto qui, guardo i gioielli e mi scordo di vendergli le altre cazzate. E poi mi ritrovo il coso pieno di cazzate. È un piacere fare affari con te. Potenzia. Potenziata al massimo. Modificare un'arma in base alle tue necessità. Non trovi che sia una cazzata? Sei impressionato, vero? Non trovi che sia una cazzata? Certo, comunque vostra maestria è abbastanza benvenuto. Cringhe. Ok.
belle piotte qua. Munizioni, pistola, cazzo, palle, scrotis. Però prima torno indietro perché pensavo che fosse... Vedi, ho fatto anche bene perché... No, perché non sono andato dalla parte di quel trono lì. E voglio vedere che ci sta. Pensavo che fosse secondario qua, invece siamo avanti da lì. Mi piacciono gli scroti. Oh yeah. Ok, va bene. Posso dire che mi ha messo paura, eh? Quindicesimo, Osmond. Ah, quindi quello era il primo, quello di ieri era il primo. Era il primo. Quindi è tipo una specie di... Cioè sono tipo pietre con incastonato i nomi dei discendenti. E infatti lui qua si è incastonato il suo, che è Osmond Sadler. Ciao, sono Osmond Sadler, forse vi ricorderete di me. Illuminato, ultimo capitolo. Lode ai sacri insetti. Ci è stato promesso il paradiso in terra. Uomo, donna o bambino, il suo amore non discrimina nessuno. Bestia, pesce o uccello, tutte le creature saranno illuminate ugualmente. Lode ai sacri insetti, siamo gli umili servitori di Dio. La sua saggezza scalerà le montagne, la sua onnipotenza attraverserà gli oceani. La luce del paradiso dimora in tutte le cose, che i nostri corpi siano terreno di semina. Lode ai sacri insetti, noi siamo il greggio e il pastore ci guida. Le nostre preghiere risuoneranno in tutto il mondo, tutti le ascolteranno, infine supereremo le stelle nel cielo. Ok. Ah, e non me lo fa più rileggere. Ormai ho avuto la mia chance di pregare. Interessante. Ciondolo Illuminatas. Achievement sbloccato, sciagallo. Mi sa quello di tutti i tesori del gioco. Allora, diceva il senatore che potrebbe essere 1500, quindi dovrebbe essere 1554. Nelle profondità del castello ho trovato la mia fede. Ecco le divine vestigia rimaste su questa terra. Qui è il principio di tutto. Quindi comunque al primo mondo, la trama non la so al primo, lo dovrò recuperare in seguito, ma... Al secondo e al terzo è l'Umbrella che ha creato sto virus slash parassita per controllare dei super soldati. Ovviamente fallendo miseramente. Però si sono basati sulle ricerche di... Non mi ricordo il tizio perché l'hanno detto durante il 4. Che ha fondato l'Umbrella dopo aver fondato un'altra società. Che però hanno basato tutte queste ricerche su sti cazzo dei insetti nell'Ambra ritrovati qua. O qua hanno trovato degli insetti nell'Ambra e ne hanno trovati simili anche da altre parti. Mica non è molto ben spiegato. E un po' me ne dispiaccio perché io pensavo fosse una cosa dei multinazionali. Invece è tipo lore del mondo. No, perché nel mondo esistono sti cosi. Ah. Quindi sono un po' confuso su questo. Però immagino che in quelli dopo lo spiegheranno. Probabilmente no. Perché se sto remake ha spiegato molte cose che mi ha detto il Fresh, non penso che cambierà qualcosa in quelli dopo. Che non so neanche remake, quindi... Probabile anche che magari neanche... Probabile anche che non facciano mai un remake di... Ti fa sbrega tutte le faccende in sospeso prima di andare da questa parte. Non vorrai passare il resto della vita pieno di rimpianti. Dico bene, eh? Vorrei passare... Cioè, la quest secondaria l'ho fallita, mannaggia a te. Stavo. E quindi immagino che non è che abbiano spiegato molto in quelli dopo. E visto l'andazzo, probabile che il prossimo remake sarà o il primo o COD Veronica. Quindi... cioè, il prossimo gioco sarà Resident Evil 9, a quanto si è capito. Ma il prossimo remake sarà palesemente
Code Veronica o il primo. Cioè, se rifanno il 5 ben venga, perché l'FOV di quel gioco è tremendo. Però non so come possano farlo, sinceramente. A quanto ho capito online, perché sto in blind anche sul 5, hanno un po' giocato con del razzismo abbastanza pesantemente. Però quello che mi ha detto il Fresh è che in realtà no. Cioè, era contestualizzato. Però online le persone si lamentano sempre di qualcosa, quindi non so se fidarmi del Fresh barra l'uomo più razzista del mondo, oppure di internet, che purtroppo le community online di qualsiasi cosa fanno schifo al cazzo. Ormai si è ridotto tutto a un cercare di non offendere nessuno, quindi capirai. Quella è? Ma è Ada? Amore mio. Ma come l'ha presa, scusa? Cioè, lo so come l'ha presa. Vorrei capire quanto lo prendo in culo arrivando lì. Spera di attirarmi. Mio figlio dice, spera proprio di attirarmi. Bro, ci riuscirà, cioè, nel senso, non... Sei troppo demolito dalla sorca per non andarci. Resta qui. Torno subito. Va bene. Ah, e la lascia lì? Ok. Ada! Bro, l'hai uccisa. Ma che cazzo fai? Ma è morta, ma se la lasciavi pari era meglio. Che schifo, lei, madonna, senti che rumore. Adler! Un bella polipate. Ah, ma non è morta Ada. Double boss fight? Co-op boss fight? Mi sa che me la devo cogliere. Madonna. Ho sborrato tutto. Oh! Mi fa paura. E fermo sto ginocchio. Ah ok, questo non potevo evitare. Madonna, metà vita. Rip. Basta sbagliare. Sì, ma non si ferma il ginocchio. Ok. Un solo Dio. Saremo testimoni dell'avvento di un paradiso. E libero. Ecco l'occhio di nuovo. Ah, brucia. No. Non è esploso? Damn, boy. Fiume in piena, le voci del mio gregge.
Greve, questo danno è stato greve e pesante. Non me lo aspettavo da te. E anzi, devo dire che un po' mi deludi. Che pensavo fossi migliore di così. Quando cazzo vai? No. Guarda quanti cazzo sono. Belli schifosi poi, eh. No. Tocca pionnasse. Più che altro è tipo, sarebbe curioso capire se è lui che parla o è l'insetto dentro di lui che sta di ste cose. Perché sarebbe figa come cosa. Oh oh, mi sa che muoio. Però è buona come cosa, ha preso l'occhietto. Mi devo curare però, eh. Che sennò qua ci rischio la vita. Oh shit. No, ha rotto tutto. Ah cazzo, non sono riuscito a evitarlo in tempo. Dai, ma proprio preso sulla spalla poi. Oh 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 oh. Siamo cagato addosso. Puttana Eva. Fermo. E fermo! Niente, possibile fermarlo. Oh, si è accasciato? Non si è accasciato come volevo io. Mi serve la cura, mi serve la cura. È la pianta rossa. Era la pianta rossa. Non avrei voluto che andasse così. Questa cosa mi disturba. Resta qui. E vai su! Pasto di merda. Possibile stare fermo, eh? E mi scordo di abbassarmi. Gli uomini del mondo dovrebbero unirsi nel sacro corpo. Tutti i paesi, le religioni, le
saremo testimoni dell'affetto di un paradiso libero da tormenti. Fermo, fermo. Lasciateli fuggire. Ah, aspetta, perché posso premere quel tasto? Ricuriamola. Però perché posso premere sto tasto? Oh, sì, sì. Che dici? Ci leviamo dal cazzo? E non ci siamo riusciti ad abbassare di nuovo. No. Non so come piallo là dietro, però. Non mi riesco mai abbassare il tempo. Sto sempre a fare qualcos'altro. Ti metto a posto dalla coltellata. Ok. Mr. Penisman. Come la creo le munizioni per la Magnum? Eccole. 3? Non bene questa cosa. Maliciato, va bene. Ecco la ripe. Ma te è nato? Tacci tua. Oh, però t'accolli. Maledetti i santi. Tutta sborra dagli occhi. Ma non è morto, sì. È diventato ancora più sborrino. Adesso mi hai davvero rotto il cazzo. Madonna, Leon, che cazzimma infinita. Salto con la posa, perché sennò non è un salto vero. La Madonna. Finalmente un aspetto che ti si addice. Mostro dentro e fuori. Comunque, il nostro amore finisce qui. Non sono io, sei tu. Ah, ah, ok. Un culo.
Porca troia, che figo, sì, davvero. Ha senso. Se riuscissi a non prendere danno sarebbe anche meglio. È clamoroso, sì. Ma l'hanno detto tutti che era clamoroso. Non ci stavamo a credere. È andata così. Vabbè, ma bellissimo, cazzo. Vabbè. Te lo do io, li sanno fa. Bellissimo, cazzo. Che era quella fiala? Ada, che diavolo fai? Niente di personale, Leon. Luis e io avevamo un patto. Tranquillo, ci starò attenta. Dai una pisellata. È ora di andare. Vieni. Sappiamo entrambi che qui le nostre strade si separano. Bocchina. Guarda in che posa da maiala sta sull'elicottero, ma senza senso. Che chiavi sono queste chiavi? Del motoscafo? Alla prossima, Leon. Leon! Dove sta andando? Chi lo sa? Non capisco perché se n'è andato. Presto, l'isola esploderà. L'isola cosa? Presto, l'isola esploderà. Cargo! Ma perché cazzo l'isola sta esplode? Scusa, Cioè, muore lui e l'isola esplode, vabbè. 2 minuti per fuggire dall'isola. L'isola esplodere. Ma è mercante, quindi? Ah, beh, sorry, ho presi tutti. Ok, via da qui. Sì. Oh, piantina. E beh, che fai? Non te lo fai un salvataggio mentre fuggi dall'isola? Che non serviva, ma ok. Cioè, oddio, conoscendomi serviva. Ah, senza armi stavo. Porco due. Grazie. È molto figo il fatto che mentre salti e fai ste cose il tempo va avanti lo stesso. Caccio un faccia, dopo mortacci tua. Senza il loro signore. Ah, è vero. Ma dai, se perdo per essermi preso sti 2000 euro. 2000 euro no. Però per 4000. Quella chargetta privata con tutti i soldi gli hai dato. Sta già pippa tutto a New York. Se sta già pippa tutta a New York, direttamente alla città. Dai, dammi una pianta rossa. D'accordo. Non male. Ah, la moto d'acqua. Allora c'avevo più tempo di quanto pensassi. Vai in più fretta, grazie. Cioè, comunque la cosa. Ora ti divertirai. Allora ti divertirai. Ci metto 30 secondi a finire. E la moto d'acqua va a sperma. Posso dire che figata ste cazzate? Che figata.
Porco due, che figo. Ah sì, ma cioè io sono innamorato della serie dopo sto gioco, comunque c'ha senso. Cioè, hype a mille per il prossimo, che te devo dire? Senza senso. Quanto sta avanti tu? Ma cazzo. Guarda che cazzo di figata. Tra esplosioni e palo. Oddio. Guarda, quello pare un bel filottone di merda però, eh. Tac. E lei che se taglia. Poi dici, ne che punto al mare aperto, punto alla grotta sotterranea, quel ponte, le cose. Poi a dire una merda. No, no, ma la storia comunque sia ci sta. Non è la più grande storia del mondo, ecco, quello sì. Però avendo giocato prima gli altri, ti rendi conto che hanno cercato magari di fare una specie di... Cioè hanno cercato di elevarla un attimo, dandogli un contesto un po' più interessante del... Corporazione cattiva is corporazione cattiva. Però de base non è da prendere sul serio. Cioè, nel senso, lui che fa i salti mortali, le cazzate, le pose, mica è una cosa seria. Cioè, anzi, che si prende molto più sul serio sto remake che l'originale, a quanto ho capito. Ma è stato assurdo. Poi molto citazione a Metal Gear Solid. Cioè, io ho notato che molte scene erano simili. Un richiamo ci stava, si sente. Cioè, pure questa scena finale sulla moto d'acqua è la stessa della, sulla moto slitta di Metal Gear Solid 1. Cioè, magari non così, però. Guarda, mi piace la stessa sboronaggine nei personaggi. Ah, quelli pure li vorrei recuperare, sai? Missione compiuta, giusto? Missione compiuta. Quando sarai a casa? Grazie per avermi salvata. Dai, limonatevi su. Di niente. Ah, lo sai che è minorenne. Raccomandarti a mio padre. Assumerti come mia scorta, se ti interessa. Non ti servo. Hai dimostrato di sapertela cavare. E cerca solo di stare lontana dai coltelli. Cazzo c'entrano i coltelli? Non era quello il problema, Leon. Mi sa che hai flashato un attimo un'altra cosa. Che bello cazzo sto remake, mannaggia a merda. Nido Condor 1, mi ricevi, passo? Rispondi. Rispondi, funziona questo coso. Leon. Leon, tu e Ashley state bene? Ma poi infatti, ma dove cazzo va lui, che nuovo saddo sta? Rispondi. Sto rimane serio anche poi se fa il cazzone. Sì, però non la prendi sul serio, quella è la cosa che dico io. Cioè, non ti prendi sul serio, sì. Durante la storia fa tutte ste cazzate, capito? Ti diverti e basta. Yasuhiro Hanpo. Da succhiarti il cazzo, Yasuhiro Hanpo. Hanno fatto... bel lavoro da Madonna. Porco due, oh. Porco cazzo, che bello. Senza senso. È comunque una storia seria. Secondo me sei più affezionato che altro, cioè nel senso... Io nel momento in cui vedo gli zombie non riesco a prenderli sul serio le storie. Poi ti dirò, io non avendo giocato l'originale, devo dire che questo l'ho apprezzato parecchio. Sicuramente se giocassi adesso l'originale, magari apprezzerei più questo. Proprio perché vedrei come l'hanno rifatta. Cioè, è tipo la scena originale, farei, ah, ammazza, bella come l'hanno rifatta nel remake. Sicuramente qualcosa avranno tolto, qualcosa avranno aggiunto, però per me è promosso a pieni voti. Cioè, per adesso è il miglior gioco del 2023, ma senza neanche pensarci un attimo. Lo amo, lo... bellissimo proprio, l'ho molto apprezzato, molto arrapante, devo dire. Ma erode per qua la missione secondaria, sì, ci credi? Se l'avessi fatta avrei preso quell'achievement in più che mi andava bene. Quindi non lo so. Molto molto bello, cazzo.
Sai quando te lasciano proprio, che dici, così bello che non so che dire? È così. Post credit? C'è sempre meno, sì. Ma all'ultimo penso sia stato Doom Eternal, però, eh. Passamelo. Ho recuperato l'ambra. Eccellente. Solo una domanda. Che cosa hai intenzione di farci? Io non ti pago per fare domande, Ada. Ti basti solo sapere che sta arrivando una nuova alba. In 100 daranno la vita affinché una persona sopravviva. Io sto solo accelerando questo fenomeno. Quindi parliamo di milioni di vittime. Miliardi. Ambizioso. Cambiamo rotta, subito. Shadow di qualcosa? Ok. Ma chi cazzo era sto tizio alla fine del 4? Scusa. È qualcuno che dovrei conoscere, perché l'hanno presentato come se fosse Dio. Non so chi cazzo è. Non so chi cazzo è. Che palle. Che... mi pare Chris Redfield perché c'aveva gli occhiali da sole, ma pure Krauser mi pareva Chris Redfield perché c'aveva gli occhiali da sole. Cioè, sai il meme quello là? Is this a pigeon? Con la farfalla. Io ogni tizio con gli occhiali da sole. Is this Chris Redfield? Che cazzo di... salta filmato, mi frega un cazzo i crediti. Questo manco morire. Oh, post. Se leva le scarpe, subito. Ma che foto profilo gli ha messo a Leon questa? Ah, ok. Oh, però... B, eh? B, ragazzo, fammelo di al fresh. Cazzo, non ci credeva nessuno. Avrei potuto fare una, secondo me, se facevo un paio di salvataggi in meno. Let's fucking go. Non male, B. Visto che l'altro ho preso tipo... D tipo ho preso quell'altro. Bello, cazzo. Bello, bello. Onesto, B ci sta. Cioè, per non aver mai giocato, è onestissimo. Onestissimo, cazzo. Quando carichi i dati di salvataggio della storia principale da una partita completata, puoi iniziare una nuova partita. Potrei acquistare nuove armi, ma non potrei ottenere S più. Vabbè, ma... scureggione... scureggione epilogona, sì. A lei, senatore. Sovrascrivi. Bello, bello, bello. Veramente bello, ragazzi. Veramente, veramente bello. Costume sbloccato, gessato. Occhiali da sole rotondi. Vabbè, sto diventato Danilo. Musica, gioco professionista. Posizione, gioco. Ah, la difficoltà massima, vera. Ok. Beh, ragazzi, che dire. Recap doveroso. Alla fine, senato, sono un coglione de merda. E praticamente ieri avevo chiuso che era il capitolo 15 e il gioco ce n'ha 16. E devo dire, bello, mi è piaciuto un sacco. Veramente molto molto bello. Devo dire che l'ho apprezzato molto e
mi è piaciuto. Disinstalliamolo. Veramente molto molto bello. Detto questo, possiamo... No. E ti dico perché no.